Buonasera, bentrovati a una nuova edizione del TG Sportivo di Caffè 24. Apriamo come sempre con la Biancoscudati Padova, Biancoscudati Padova che si appresta a vivere l'ultima giornata di campionato domenica prossima in casa contro l'Alto Vicentino. Sarà una passerella per il Padova che festeggerà la promozione ottenuta ormai quasi 3 settimane fa a Legnago. Andiamo a sentire cosa ha detto invece il presidente Bergamin, che ha parlato della scorsa partita vinta contro l'Unione Ripa alla Fenadora, ma anche del prossimo futuro. Sentiamo Bergamin. Presidente Bergamin, oggi si è tolto, diciamo così, anche lo sfizio di seguire la partita dalla panchina. Com'è stato? Bene, volevo vedere un po' come funzionava. Ho visto tutti concentrati, l'allenatore 95 minuti su 95, i giocatori tutti pronti, tutti attenti a quello che succedeva in campo. Una partita che in qualche modo bisognava trovare le motivazioni per poterla vincere. Una squadra che in campo ha dimostrato, pur essendo rivoluzionata un pochettino, ha dimostrato il suo valore anche in quegli elementi che si sono affacciati di recente, diciamo, alla squadra. Io credo che anche oggi abbiamo dimostrato la nostra forza, che la volontà è sempre quella di far bene e di vincere le partite. Ci aspettiamo per l'ultima domenica, che è domenica prossima, una partita entusiasmante con un pubblico importante che ci seguirà. Ha chiesto al mister di farla entrare almeno gli ultimi 10 minuti? Diciamo che gliel'ho chiesto quando ero sicuro che i tre cambi erano già stati fatti. E quindi non si poteva, peccato, però l'avremmo potuto vedere. Tornando invece, facendo un piccolo passo indietro, in settimana è arrivata la conferma di Parlato e De Poli. È soddisfatto dell'accordo raggiunto? È contento soprattutto dei tempi, che non si sono allungati poi così tanto? Assolutamente sì, perché proprio come dicevo prima, adesso abbiamo superato questo ostacolo e da oggi in poi è cominciato un nuovo ciclo. Pertanto stiamo guardando in avanti e il primo passo era giusto confermare chi ha fatto bene durante tutto l'anno e ha dato una dimostrazione di affidabilità, di serietà, di professionalità e valori morali anche. Tutto questo gruppo, Parlato, De Poli, oltre ovviamente alla società e ai giocatori, possono aprire un ciclo importante, quello che vi augurate? Io credo di sì perché vedo la gente che è in qualche modo attaccata a questo gruppo inteso come squadra, come città, come stampa, come pubblico, come tutto. Pertanto un'unità di intenti che secondo me proseguire su questa strada ci porterà sicuramente a far bene anche in futuro. Ultima giornata di campionato, anche il prossimo weekend in Lega Pro con il Bassano che si gioca la promozione. Real Vicenza e Venezia invece sono già tranquille e sicure della permanenza in Lega Pro anche il prossimo anno. La scorsa gara il Venezia ha trovato un passo falso casalingo, però ha trovato anche il primo gol in campionato dell'ex biancoscudato Elia Legati. Sentiamo l'intervista proprio a Legati. Elia Legati, un gol, soddisfazione personale sicuramente, ma ahimè non è bastato. No, non è bastato, soddisfazione sì, metà. Preferivo prendere almeno un punto e non fare gol, però abbiamo sbagliato qualcosa al primo tempo, sicuramente siamo andati 2-0, secondo me meritatamente, però dovrei rivedere la partita, nel senso che due episodi, un rigore su un errore nostro e una punizione su una palla persa davanti alla difesa nostra, quindi però vabbè, sicuramente dovevamo fare meglio, però peccato. Comunque i tifosi non vi hanno fatto mancare il vostro affetto con vari cori di sostegno. Sì, no, i tifosi, tutta la curva è tutto l'anno che ci sta vicino ed è una cosa per il quale li ringrazio. Sarebbe stato bello, diciamo, ringraziarli in altro modo sul campo, però ci abbiamo provato. Penso che secondo tempo abbiamo avuto una buona reazione, anche secondo me di cuore. Non è bastato, però penso che dai, li voglio ringraziare ancora perché secondo me ci hanno sempre dato una mano. Diciamo che al di là della partita odierna, di come è andata, è stato un campionato quantomeno altalenante. Sì, è altalenante, purtroppo abbiamo, secondo me, sbagliato qualche partita di troppo, siamo stati anche
non mi piace dire sfortunati, però in frangenti fondamentali del campionato ci sono venuti a mancare giocatori secondo me che sono fondamentali per questa squadra, secondo me tipo Spinale, e quindi abbiamo fatto fatica, però ormai è andata, adesso pensiamo all'ultima con Alessandro e poi penseremo l'anno prossimo. E chiudiamo ancora con un'ultima giornata di campionato molto molto palpitante, perché è quella del calcio femminile. Il Verona è primo in classifica, un punto di vantaggio sul Brescia. Se vince domenica prossima è campione d'Italia. Andiamo però a vedere gli highlights dell'ultimo turno di campionato che ha visto il Verona giocare contro il Mozzanica. Penultimo difficile scoglio per la capolista GSM Verona, che in uno stadio Olivieri gremito da oltre 1500 spettatori affronta la bestia nera Mozzanica, terza forza del campionato. Mister Longega ripresenta dal primo minuto Lilla Sipos, assoluta protagonista con una doppietta della vittoria conseguita 7 giorni prima sul campo del Tavagnacco. Le lombarde giungono in riva all'Adige sicure del terzo gradino del podio, ma non sono disposte a concedere nulla ad un avversario già eliminato dalla Coppa Italia nelle ultime 2 edizioni. Sono proprio le bergamasche ad andare per prime alla conclusione con Scarpellini che calcia a lato. Pronta la risposta gialloblu di Sipos, che non trova la porta con un rasoterra. Autentico miracolo di Gritti, che blocca in 2 tempi sulla linea l'incornata ravvicinata di Patrizia Panico, numero 1 lombarda, che si ripete poco dopo andando a deviare in angolo la conclusione di Capitan Gabbiadini su assist di Panico. Ancora Verona in avanti con il duetto Panico-Bonetti e il tentativo di quest'ultima deviato da un difensore. Sul conseguente calcio d'angolo l'incornata della Di Criscio viene respinta sulla linea. Ci prova ancora Bonetti, che chiama Gritti all'intervento con i piedi. Prima del riposo, sulla ripartenza innescata da Carissimi, le veronesi si presentano davanti a Gritti, ma Panico fallisce la conclusione calciando a lato. Si va a riposo a reti inviolate con un Verona che ha trovato una Gritti insuperabile davanti alla propria strada. Occasionissima per le gialloblu anche in avvio di ripresa. Gabbiadini chiama Gritti alla respinta, riprende Panico che in mischia coglie il palo. Conto dei legni pareggiato subito dal Mozzanica con Iannella che in contropiede coglie la traversa con il pallone toccato da Hoekström. Ottima opportunità per Tatiana Bonetti che chiama nuovamente Gritti alla respinta. Sul traversone di Ledri Panico incorna, ma la sfera è ancora alta. La rete della liberazione arriva al 23esimo, angolo battuto dall'ungherese Sipos. Pallone nel mucchio per l'incornata vincente di Federica Di Criscio che fa esplodere i 1500 dell'Olivieri. Patrizia Panico potrebbe raddoppiare, ma dopo aver saltato 2 avversarie non inquadra la porta davanti a Gritti, portiere bergamasco che compie un altro miracolo andando a evitare l'autorete di un proprio difensore. Le veronesi tengono bene il campo negli interminabili minuti di recupero e conquistano una vittoria meritata e importantissima, sfatando il tabù Mozzanica. A 90 minuti dalla conclusione del massimo campionato, le gialloblu mantengono la vetta della classifica con un punto di vantaggio sul Brescia. Sabato le veronesi saranno accompagnate da tanti sostenitori per l'ultimo sforzo sul campo del San Zaccaria di Ravenna. Non ci sono altri aggiornamenti, a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione e darvi appuntamento a domani, sempre alle 19.40 con il TG Sportivo di Caffè 24. Vi lascio i programmi della rete. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.